Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati. A distanza di una settimana con Proteramo, l'approfondimento di un'ora legata ai colori biancorossi appunto del Teramo. Non si è giocato nel weekend, o meglio, il Teramo non ha giocato nel weekend, perché insomma lo sapete tutti, la gara con la Sicula Leonzio è stata rinviata, di cose di cui parlare ce ne sono tante. E innanzitutto si è chiuso il mercato, che poi è la notizia principale, si è chiusa con il colpo finale, quello di ritorno di Pedro Miguel Costa Ferreira. Non solo, sono arrivati anche il portiere Valentini, Mattia Valentini, anche l'esterno Filippo Florio. Sono partiti contestualmente Persia nello scambio con Valentini, partito Infantino. Sono andati via anche due ragazzi, sono andati a giocare in Serie D, Bregasi e Celentano, al Chieti e al Cerignola. Insomma, di questo parleremo ovviamente, anche perché proveremo insomma a fare quello che ci piace di più, a metterlo in campo i Teramo, e poi capirete anche perché. Perché in realtà questo è un organico ampio, molto profondo, a disposizione di Tedino, che potrà giostrare poi, come vi faremo vedere, abbastanza a proprio piacimento. Tutto questo a qualche giorno dal ritorno in campo del Teramo, che sabato sera ad Avellino affronterà il suo secondo match, che è la terza giornata di campionato, ma il suo secondo match al Partenio Lombardi, contro un grande ex come Alessandro Di Paolo Antonio. Lo faremo con i nostri ospiti, con i miei compagni di viaggio, che tra poco vi ripresenterò, e con voi qualora lo vogliate al 392-6237060, sms o whatsapp, oppure se volete, visto che siamo anche in diretta streaming su Facebook, se lo volete anche come commento sotto la nostra diretta. Io insomma poi magari leggerò volta per volta qualora dovessero arrivare le vostre sollecitazioni. Ben ritrovato a Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Buonasera, salve, ciao. Ben ritrovato ad Andrea Costantini. Allora, è dulcis in fundo. Mi è piaciuto il saluto sprintoso di Francesco. Eh sì. Buonasera, salve, ciao. Buonasera, salve, ciao. E ben ritrovata ad Ania Cantagalli. Ciao Ania. Buonasera, salve, ciao. Ok. Immagino che tutti contenti. Ecco, sarebbe stata la mia sollecitazione, soprattutto a te. Si è chiuso il mercato, che insomma per chi fa questo mestiere meno male è un sospiro di sollievo, perché non tanto perché insomma di cose da raccontare ce ne sono state veramente tante, però chiaro, sì, che il mercato è sempre un momento in cui bisogna stare dietro, tante telefonate, poi, messaggi, ci lamentiamo che magari c'è di meno, che si fa difficoltà a trovare qualcosa di interessante di cui parlare, quindi magari siamo un po' particolari, siamo strani. Quando c'è ci lamentiamo, quando non c'è ci lamentiamo. L'unica è una cosa bellissima il mercato, credo, per sì, almeno per me era splendido il periodo di che scrivevo sui giornali, ma è l'unica cosa che non veramente non mi manca. Guarda, posso correre dietro le notizie, il mercato è bellissimo, però sai, fatto oggi tra l'altro è più bello di prima, eh? Sì, perché oggi è più stimolante, oggi è più semplice. Una volta, 30 anni fa, ma anche 10 anni fa, per avere le notizie. Oh, e allora Francesco, parto da te, perché te da quanto tempo non ricordavi un mercato del genere, del Teramo chiaramente? Beh, a memoria mi sembra mai. Questa è, dico subito, che secondo me è stata una campagna acquisti faraonica. Sì. Faraonica al pari di, bene sottolinearlo, ma lo sottolineo per quello che poi dirò, con Bari, Regina, sì, Ternana, Catanzaro, sì, e Catania, sì, sì, che sono tutte città più grandi di Teramo, realtà più grandi di Teramo, che hanno vissuto la Serie A e la Serie B. Mm. Quindi tu dici parametrato, è chiaro, determinati movimenti, campagne acquisti faraoniche, contratti biennali e triennali, sì, su giocatori super pagati, in quelle realtà rientra nella logica della storia, sì, di queste società, di queste squadre. Il Teramo purtroppo, mi viene a dire, è più piccola come realtà, lo dice la storia, lo dice la città, lo dice il seguito. Il mercato però ha detto un'altra cosa. Della passione dei tifosi del Teramo, quindi credo che vada messo ancora di più in risalto la campagna faraonica del Teramo di Iachini e Iaconi.
Oh, buonasera, sono stato un collaboratore del Teramo Calcio per oltre 5 lustri. 5 lustri sono 25 anni. Oh, questo o è Leo Rastelli o... Ma vediamo, tutti questi anni... E in tutti questi anni non ho mai riscontrato un entusiasmo così forte tra i tifosi biancorossi. Mi auguro di cuore che questa città possa tornare a sorridere partendo proprio dallo sport e dalla squadra di calcio. E poi ringrazia ovviamente il presidente Franco Iachini, che insomma di questo mercato è stato protagonista. Peraltro, Ania, tu oggi lo hai ascoltato, poi sentiremo anche il giudizio, perché ha dato anche le pagelle di questo calciomercato. Possiamo dire una cosa? Noi i voti li diamo subito. No, io su una cosa volevo chiedere il voto ad Ania. Allora, perché per me è forse il più alto di tutti. La dirigenza del Teramo quanto è stata brava a nasconderci le notizie di mercato. Oh, questo è un 10 sicuro. Diciamo che ci ha provato, però non sempre ci è riuscita. Non sempre ci è riuscita, però ce l'ha messa sempre tutta. Così, sempre così. Però devo dire che quest'anno è stata... Si è impegnata soprattutto inizialmente. Sì, poi dopo un po' meno. Sì, perché... Allora, buonasera. Bregasi e Celentano sono andati in prestito definitivi. Complimenti per il restyling del nostro logo, molto più bello, scrive Lorenzo. Il restyling del logo che ha perso la parte blu dove c'era la scritta Teramo, eccolo, lo vedete. Allora, questo che abbiamo noi negativo, esatto. Però è un logo che ha perso nella parte dove c'è scritto Teramo Calcio 1913 lo sfondo blu e ha adottato proprio il bianco rosso, esattamente come i colori sociali. Dicevamo, ce l'ha messa tutta. Ce l'ha messa tutta, soprattutto inizialmente si è impegnata moltissimo, poi mano a mano un po' ha perso un po', insomma, quella rigidità che c'era inizialmente, ma che forse non è neanche tanto servita più di tanto, perché qualcosa siamo riusciti comunque ad acchiappare fin dall'inizio. Allora, però è nel gioco delle parti. Assolutamente. Peraltro, diciamo che possiamo dirlo, perché è stato il nostro ospite 7 giorni fa, il direttore generale Andrea Iaconi, che la trattativa a Rigoni, come ci sei arrivata, non l'ha mai capito. E non lo capirà mai. E non lo saprà mai. E non lo saprà mai. Quello è stato forse il momento più ilare. A casa non lo sanno, però insomma glielo proviamo a raccontare. Diciamo che è stato un gol alla Koulibaly. È stato un gol alla Koulibaly, dai. Diciamo così. Oh, Andrea, vediamo, entriamo subito. Gol alla Koulibaly. Alla Koulibaly. Ma autorete. No, no, lei intendeva la parte anatomica del gioco di parole. Sì, sì. Okay. Vediamo un po', noi abbiamo preparato alcune schermate. Partiamo dalla prima. Guardate quanti, Andrea, ti faccio vedere quanti movimenti di mercato ha fatto il Teramo. Chiaramente molti erano a fine contratto, quindi sono... eccoci qua. Noi abbiamo definito un mercato diabolico. Guarda, tu prima hai detto da quanto è che non ricordi un mercato di questo genere. Io ti dico che... È chiaro che la categoria era diversa e i costi decisamente inferiori, però nella stagione di Serie D 2011-2012, se ricordi, il Teramo praticamente cambiò tutta la rosa, sì, tranne Arcamone, sì, e ci fu uno sconvolgimento della rosa e praticamente poi quasi ogni giorno c'era un nuovo acquisto. Ma lì cambiavi categoria, se ricordo bene. No, 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 era una Serie D. D e si restava in D per fare un altro campionato. Dal 2010-11 con Cifaldi all'11-12 con Cappellacci, quell'estate la rosa fu totalmente stravolta. È chiaro che anche a livello contrattuale lì pesava di meno, non ci sono i contratti ma non credo ci sono che ci furono, non me lo ricordo, ma non credo che ci furono 22 acquisti e 24. La rosa è stata fatta da capo, tranne Arcamone. Ah, sì, sì. Quindi lì anche io ricordo che in quell'estate quasi ogni giorno c'era un grosso colpo, perché poi parliamo di ognuno per la propria categoria di grossi colpi e come sono stati fatti da questa dirigenza del Teramo in queste settimane. Quindi effettivamente mi ha ricordato un po' quell'estate, però ripeto, la categoria è diversa e l'impegno economico è anche decisamente diverso, l'impegno anche contrattuale, perché poi qui ti assumi delle responsabilità anche che sono biennali e triennali, quindi è chiaro che l'impegno economico è molto molto superiore. Di quegli acquisti che vediamo, qual è o quali sono magari quelli che ti intrigano di più, perché magari sei curioso di vederli o all'opera o di nuovo all'opera, esempio di Matteo Costa Ferreira, che a Teramo hanno giocato,
No, ti dico subito Mungo e Bombaggi. Mungo e Bombaggi. Straveto per questi due giocatori. Bombaggi perché io lo ricordo nell'anno con la Villa Cidrese. Sì. Sì. Fece sì. Male al Chieti e non solo. E quella stagione mi impressionò. Tant'è che mi sarei poi aspettato da lui una carriera anche migliore, invece poi sostanzialmente non è andato oltre la C, è diventato un ottimo giocatore di Serie C, ma non ha spiccato il volo per categorie superiori, però in quella stagione a Villa Cidro lui fece grandi cose e poi cambiò squadra, ripeto, ha fatto una buona carriera, però mi aspettavo qualcosa in più. E poi Domenico Mungo, perché nella sua prima stagione importante da professionista l'ha fatta qui in Abruzzo, sì. E ci impressionò già in quelle prime giornate. Tu hai fatto rivedere dei gol, tipo quello con Martino, mi pare. Sì, ma con già Mattia Franca. Ricordo la prima partita in casa del Chieti con la Salernitana. Sì. Quel Chieti giocava un grande calcio e Mungo era il trequartista di quella squadra, e il motore, no? Colui che catalizzava poi il gioco a ridosso delle punte. Ed era un giocatore che impressionò perché era così esile, piccolo, giovane, ma aveva una personalità palla al piede che colpiva e rubava l'occhio. Mungo poi ha fatto una carriera leggermente migliore, anche più giovane mi pare di Bombaggi, ha fatto queste stagioni in Serie B, questa stagione in Serie B, però ritengo che lui forse fisicamente paga il fatto di non aver sviluppato ulteriormente la sua carriera in categorie superiori, forse per questo non ha guadagnato una conferma in Serie B, perché poi tecnicamente è un giocatore di grandissimo livello, ha sviluppato anche una certa duttilità, perché oltre a saper fare il trequartista fa anche la mezzala, chiaramente con propensione offensiva, ha l'ultimo passaggio, ha il tiro in porta, ha l'inserimento. E quindi, ripeto, sono Mungo e Bombaggi ai miei occhi i due fiori all'occhiello di questa campagna acquisti. Prendo... Il mercato dovrebbe chiudere prima del campionato. Riprendo la prima parte del messaggio che ci arriva da casa, perché, caro amico, io sono assolutamente favorevole, anche perché... quanto è stato bravo Francesco? Arvenuto. Ah, sì. Era il messaggio della scorsa settimana. Ah, è il messaggio della scorsa settimana che ti dico, altrimenti non viene più. Esatto. Anche perché si mette poi nella condizione gli allenatori di lavorare con dei giocatori che magari sono fuori dal progetto, e te già sai che sono fuori dal progetto, tu allenatore lo sai per primo, oppure con dei giocatori che vorresti e sai che sono fuori dal progetto da un'altra parte, ma li aspetti perché... Tutti i discorsi già fatti e rifatti da tutti. E l'ultimo ieri sera l'ho chiesto al presidente Sebastiani in diretta, esatto, a Replay, ho detto: ma chiedo scusa, se tutti si lamentano, a cominciare soprattutto dai presidenti e dagli allenatori che sono gli assi, certo, portanti del calcio, che senza presidente che caccia i soldi non c'è società e senza l'allenatore non c'è una guida. Però inizialmente sembrava che avessero deciso lo scorso anno di chiudere quest'anno il 15 agosto, poi si è tornati di nuovo perché non si capisce se dipende dalla UEFA, se dipende dalla FIFA. Si lamenta del fatto che si però gioca col mercato aperto, però poi tutti sanno che, ok, partiamo, giochiamo una o due partite, vediamo alcune cose, poi in caso possiamo ancora intervenire perché il mercato è ancora aperto. I presidenti e gli allenatori, quindi, tutti, indistintamente gli allenatori, non sono per questo. Perché sì, tu pensa dal 15 agosto ad oggi quanti giocatori sono arrivati nel Teramo e in tante altre società. Quindi è un discorso difficile da capire, proprio perché tra l'altro ti dicono che in Europa quasi tutti, eccetto l'Inghilterra. Nel Teramo sono arrivati diversi giocatori. Nel Teramo sono arrivati diversi appunto, giocatori. Immagino se questi giocatori arrivavano anche prima, Tedino e come lui altri allenatori avevano modo di lavorare e di presentare una squadra alla fine di agosto, quantomeno un pochettino più organica, un pochettino più abituata a giocare insieme. Si dice appunto che dà fastidio, però lo ripeto, le prime partite ufficiali fanno fare ulteriori valutazioni che poi fanno sì che una squadra dice, o un dirigente o un allenatore dice, ok, probabilmente forse è meglio che interveniamo qui. Un'altra squadra può dire, questo giocatore forse non mi serve, allora che faccio? Lo tengo in panchina? No, magari lo vedo se sondo la sua disponibilità ad andare a giocare in prestito altrove, perché in queste prime partite non ha dato determinate risposte, oppure negli ultimi allenamenti non mi è piaciuto, punto più su quest'altro. Quindi, ok,
io sono d'accordo che dà fastidio, però se poi tutti lo dicono, ma alla fine si ritorna a dove si era prima, perché lo scorso anno fu chiuso prima il mercato, prima della prima giornata, in A, B e C, evidentemente ci sarà, ci sarà un motivo. Secondo me si dice, ma poi fa comodo a tutti, esatto, aspettare fino all'ultimo, insomma, nell'ultimo giorno se c'è qualche opportunità da cogliere, quindi posticiparlo anche dopo l'inizio, certo, del campionato. Oh, salutiamo Checco da casa che ci scrive, lo salutiamo, salutiamo anche Donato che ha, ciao, detto che andrà ad Avellino a togliere 1-0 fastidioso in classifica. È vero che il Teramo ha una partita sola, però insomma 0 non ricordiamoci è una... sempre che i campionati comunque parti si vincono a primavera, certo, però insomma la base che va ricordiamo costruita tutti, poi sì, ma è inutile che ricordiamo tutte le squadre che negli ultimi 5-6 anni, non voglio andare più tanto indietro, quella, per esempio, quello è un messaggio che mi distrae. Di tutti, ti distrai, ma andremo in filo. Serie B, chi vivrà vedrà. A oggi ci sono almeno 6-7 squadre, sì, che possono competere, anche, appunto, che possono competere per provare a vincere il campionato, comunque presentarsi anche in una buona posizione ai play-off, che poi una ne sale, quindi, e tra queste io credo che senza ombra di dubbio ci si possa mettere anche il, certo, anche il Teramo. Assolutamente. Oh, Ania, ci chiedono, ci sarà lo sponsor sulle maglie? Io sinceramente non ce l'ho la risposta, ti dico la verità, te ne sai qualcosa in più? Francesco, se ne sai qualcosa in più? Sì. Credo che se verrà trovato uno o più sponsor idoneo, insomma, verrà a posto. Non credo che ci saranno problemi in tal senso. Mi viene da rispondere in questo modo, ma sinceramente non lo so. Ok. Oh, a proposito di schermate, vediamo la seconda di schermata, perché poi di tutti questi movimenti che vi abbiamo fatto vedere, noi li abbiamo rimessi ruolo per ruolo. Ok? Abbiamo rimesso il ruolo per ruolo. Andrea, quanta scelta per Tedino abbiamo chiamato questa infografica, con lo sfondo proprio il profilo di Tedino. Allora, tre portieri, quelli è il reparto difensivo con Cristini, Speranza, anche se Speranza forse è quasi da asteriscare, però insomma finché c'è Iotti, Soprano, Piacentini, Tentardini, Di Matteo, Cancellotti e Florio, che è stato l'ultimo arrivato, che peraltro è il cambio di Cancellotti, Arrigoni, Viero, Mungo, Lasic, Ilari, Santoro, Bombaggi, Minelli e Costa Ferrera a centrocampo, Cappa, Martignago, Magnaghi, Ciancio e Berligea. Oh, i giocatori sono tanti, eh? Certo. In difesa, infatti, al di là di tutte le voci, al di là dei rapporti, al di là di qualunque discorso e ragionamento, io mi auguro che Speranza resti fino alla fine di questa stagione, e soprattutto che possa recuperare il più presto possibile, poi a gennaio con il nuovo mercato, con la finestra di gennaio si vedrà, ma credo che Speranza sia importante, ma al di là del valore del giocatore, della serietà del giocatore e dell'uomo, è anche una questione di numerica, perché se rimettiamo quella schermata, caro Maurizio, vediamo che a oggi ci sono 4 difensori centrali. Però Soprano, 5 con Speranza. Esatto, quindi Speranza che ancora non è pronto, quindi 4. Soprano che non è pronto, sono 3. Oggi Soprano è infortunato, cioè è reduce dal infortunio. Esatto. Mi dicevate che come si chiama? Si è fermato Cristini. Corriamo, oggi non ha preso parte alla corriamo il rischio domani, di domani andare ad Avellino con solo 2 difensori Iotti centrali. E Piacentini. Iotti che è arrivato da poco e Piacentini. Oh. E mi sembra un tantinello poco. Oh, però ci dai qualche notizia in più su Cristini? A meno che Cancellotti non è bravo, talmente bravo come lo da terzino destro poco, a giocare da difensore centrale. Ha fatto poco, ma se gioca poi terzino destro è possibile poi impiegarlo, insomma, centrale. Cristini oggi non c'era, però in verità non siamo riusciti ad oppurare realmente quale sia il problema del difensore. È chiaro che se domani non dovesse esserci, scatterebbe di nuovo un po' l'allarme che c'è stato già a Catanzaro, quando a disposizione c'era lo stesso Cristini e Piacentini, perché Soprano si è già fermato prima della Coppa Italia. Soprano che dovrebbe tornare, insomma, si spera mano a mano dalla prossima settimana a riunirsi al gruppo, a lavorare a parte e poi mano a mano a riunirsi al gruppo.
Buonasera, volevo fare la canonica domanda annuale che, devo dire la verità, effettivamente a cui non avevo ripensato, ma giustamente il nostro pubblico da casa è attentissimo. La canonica domanda annuale a te, Andrea. Dopo Guglielmi, San Domenico, Canotto, il giovane dell'anno scorso della Vis, chi era? Zsuzsmanovic, chi era? Era Zsuzsmanovic, non lo so. Quest'anno, chi sarà il tuo pupillo? Beh, a conferma che sono tutti cavalli... Come possiamo dire? Non puro sangue, va, mettiamo perché così. No? Dai, San Domenico... Oh, poi... Non gli è bastato prendere tanti gol a Francesco da San Domenico. Sì, no. Mentiva. Sarà bravo, ma non mi sembra, insomma, un fenomeno. Canotto, uno per il quale Canotto ha fatto il gol promozione, è tuttora un giocatore di Serie B, quindi, insomma, sta scalando. Ok. Vabbè, io al momento non rispondo per un semplice motivo, si sono giocate due partite e quindi mi riservo una decina di giornate per osservare il campionato e poter, altrimenti, come diciamo buttare una monetina. Mi riprometto che tra una decina, 10-12 giornate sarò qui per fare qualche ho nome. Visto il manto erboso del sì. Bonolis è di un verde brillante, sfavillante, bravo. Oh, a proposito, oggi ne ha parlato nell'intervista che ha fatto con Teania proprio il presidente Iachini. Poi lo andremo ad ascoltare, ve lo dico in sintesi, poi lo ascolterete dalle sue parole. Bisogna fare l'antidanza della pioggia, cioè bisogna tirarsi un po' di sole. Perché ha detto Iachini, in questi giorni, chiaramente, o quello di oggi, ha detto è un giorno perso. Ma per fare la danza per la pioggia, si Ux. No, la danza antipioggia. Ho capito, anche piogge, sì, per non far piovere. Per non far piovere. Ho capito, là ci vorrebbe... Perché poi lunedì ci doveva essere il collaudo, è stato spostato a martedì, ha detto non si può andare oltre mercoledì, perché poi il collaudo va, ha mandato in Lega. Deve arrivare tutta la documentazione. Quindi entro domani? Settimana prossima. Adesso stanno ultimando la posa. Ha detto, poi noi abbiamo un campo, vero Ania, che è quello di Pescara, sì. Però chiaramente non è che possiamo andare sabato mattina a dire oh, sentite, domani noi giochiamo con la Cavese. Chiaramente no. Se ci sono dovessero esserci ulteriori giornate di pioggia che rallentano ancora i lavori, è chiaro che a quel punto bisognerebbe già iniziare a pensare alla soluzione. Comunque poi ve lo facciamo sentire. Qualche immagine del nuovo Bonolis? No, non ce l'abbiamo, però insomma ci sono. Domani ne andiamo a fare. Domani ne andiamo a fare, va bene. Oh, a proposito di... Ma io non lo posso dire, Ania, non lo può dire. Cosa? La domanda che hai fatto a lui sui giocatori. Ah sì, a Francesco, tutti questi acquisti che abbiamo fatto, non ti ricorda qualcosa ai tempi di Malavolta? Anche lì ci fu un movimento di acquisti e cessioni quando Malavolta prese il Teramo, te lo ricordi? Sì, mi ricordo che furono tanti, però non mi sembra che ci furono 22 acquisti e 24 cessioni. Nel complesso ci sono stati 46 movimenti, con Malavolta abbiamo ricordato delle campagne acquisti super, abbiamo visto giocatori di livello, di categoria superiore, però ripeto, numericamente io non mi ricordo che ci sono stati tutti questi acquisti e cessioni come è capitato e come hanno fatto quest'anno. Per tornare al discorso di prima, a me mi intrigano molto Santoro e Viero. Sono sicuramente, perché... io faccio outing sotto questo punto di vista, secondo me sono due ragazzi che hanno un futuro già scritto, cioè sono dei ragazzi veramente forti. Come tutti quanti mi dicono anche fuori Viero, anche per motivi sono bravissimi. Anche per motivi di fede. Viero ammetto di non essere sereno e lucido nell'anale, però è forte veramente. Viero mi fido. Eccolo qua. Viero mi fido di Devo dire che ho un debole per Viero anche nonostante la sua fede, insomma, purtroppo. Che significa la perfezione non è di questo mondo. Ed ecco perché siete seduti qua, altrimenti Viero, non l'avrei dovuto chiamare. Viero, molto caccio. Viero tutti mi dicono a livello di allenatore, intanto mi fido di Andrea Iaconi tantissimo, e anche qui sono confortato da anni e anni e anni di carriera da parte di Iaconi, e poi anche altri allenatori che seguono il calcio
molto più di come possiamo seguire noi, e che si suppone vedano delle cose in un giocatore che magari noi vediamo in un secondo momento, fino a quando non lo vediamo all'opera più volte, che è un ragazzo destinato a categorie superiori, se non ti racconto si una perde. Ti racconto e Santoro una... è la stessa indica cosa, scusa, no, concludo, e Santoro la stessa cosa, perché se Tedino lo fece debuttare in Serie B e appena c'è stato il... anzi, Tedino già pensava a Santoro quando ancora non c'era, alla fine che ha fatto il Palermo, e quindi tutti i giocatori svincolati, sono due che mi intrigano e sono due begli acquisti, senza nulla togliere agli altri, perché lui per esempio, Andrea, nominava Mungo. Mungo è un signor giocatore in Serie C, è un giocatore luminoso sotto tutti gli aspetti. Arrigoni, che fino adesso non ha una partita sola, comunque non ha brillato, però è un giocatore, il classico centromediano metodista, con quelle caratteristiche. Non ha per esempio le caratteristiche di Proietti, per fermarci all'ultimo giocatore di livello che abbiamo avuto in quel ruolo, che oltre a far giocare bene la squadra, oltre a essere il regista, era anche il giocatore che poi andava a riconquistare tante volte la palla e che dava un grosso sostegno in fase di contenimento. Però parliamo di giocatori con caratteristiche diverse ma altrettanto bravi. E poi mi fido, ripeto, di Tedino, che sono, questi sono tutti giocatori che Tedino ha detto, quando si trattava di acquistarli, va bene. E quindi... Certo, certo, assolutamente. Oh, Aria, ci racconti quell'aneddoto che ci stavi raccontando? Può essere una stupidaggine, però a dimostrazione, secondo me, un po' dell'intelligenza di Piero. Giovedì scorso ho assistito anche con il collega Gaetano Lombardino alla partitella, insomma, che si fa ogni giovedì in famiglia, solo che giovedì scorso c'era il diluvio universale, anche a Torricella. Piero è stato uno dei pochi, se non l'unico, a pensare alla maniera ideale di giocare sotto la pioggia, quindi col campo allagato, controllando il pallone, alzandolo e passandolo ai compagni. I compagni giocavano rasoterra e con il campo allagato la palla si fermava. Lui era l'unico che controllava il pallone, lo alzava, lo passava ai compagni e riusciva anche nel passaggio. Tecnicamente è bravissimo, c'ha dei piedi favolosi. Speriamo di non vederlo. Auguro a Viero di non giocare nella squadra per la quale fai il tifo. Lo risentiamo Viero. Ma no. Un saluto agli spettatori di Proteramo e all'interista Jacopo Forcella. Sarà il loop dell'anno. Non c'è, lo rimanderò anche a ottobre, novembre, dicembre, aprile, sempre. Se farà anche un minuto. Per far andare bene, va bene, sì, sì. Non c'è niente da fare. Anche la postura, sì, se voi fate caso alla postura che ha Viero in campo, è proprio quella di uno che farà veramente carriera. A noi ci impressionò, vi ricordate ragazzi, noi abbiamo seguito tutto il precampionato, dalla prima amichevole contro lo Sportland Celano, poi anche le altre, ci impressionò già dalla prima uscita contro lo Sportland Celano, Andrea, anche ho detto subito, caspita, questo chi è? E poi andai a vedere il numero, Viero, è molto giovane, però effettivamente già dimostrava di avere delle caratteristiche che secondo me lo porteranno lontano. Bisognava cambiare anche i faretti dello stadio, non so. Ma quello è competenza del quello lì credo che sia competenza del comune, come i seggiolini. Ok. Io ero rimasta che l'illuminazione era ok, però okay. Magari poi cambiato qualcosa. Magari okay. Cambiato qualcosa. Volevi, visto che dobbiamo andare in pubblicità, però, visto che tu prima mi hai detto, mi hai tolto la schermata ruolo per ruolo, te la faccio rivedere, anche perché te l'ho anche stampata che te la porti a casa poi, così te li ripassi. Sì, perché adesso prima che mi imbaro tutti i nomi a riconoscerli. Guarda che è difficile da riconoscere, non tanto imparare i nomi. Devo andare, cominciare ad andare a vedere gli allenamenti, se no poi non me li ricordo. Che ne pensi della distribuzione? La distribuzione, il centrocampo è... Vabbè, il centrocampo è chiaramente il reparto super. L'ho detto, la difesa...
quattro difensori centrali, certo, se lo vai a dire a un presidente, un direttore sportivo, ti dice quando ne dovevamo prendere. Sì, ma giocando ossia c'hai due coppie, siamo d'accordo. Però eccolo qua, puoi andare facilmente in emergenza e la stagione è lunga, sono 20 squadre, sono 38 partite, è impegnativa la stagione, ci sono trasferte molto più scomode di quelle dello scorso anno. Perché vogliono l'11 titolare. Allora, lo faremo vedere. Guarda, caro amico, se ci aspetti dopo anche l'attacco è dopo la pubblicità, perfetto. Non solo ti faccio vedere l'11, ti faccio vedere due. Però scusami, Francesco. No, anche l'attacco, dicevo, è, se rimettiamo quella schermata lì, Maurizio, lui vuole quello titolare, l'ideale titolare. Mi facciamo l'ideale titolare e non solo. Ecco, scusami. No, dicevo, anche i cinque attaccanti sono più che sufficienti, anche se c'è K che è giovane, Billy G che è pure giovane, però credo sulla qualità di Martignago, Magnaghi, questo Cianci non l'ho visto, però nel passato Martignago e Magnaghi soprattutto hanno dimostrato di avere grosse qualità. Diciamo che forse manca il bomber, ho capito, ma qua si riapre quello che abbiamo detto dietro le quinte. Se si apre qui adesso e fra poco mi sentite... No, devo andare in pubblicità anche perché Maurizio già mi ha detto pubblicità. Perfetto, mi sentite urlare e imbufalito, non vi preoccupate. Peraltro, fermo ristando che io Infantino me lo sarei tenuto. Punto. Prima punta grossa, Cianci, e alcune seconde punte mi ricorda qualcosa nella costruzione di una squadra di Serie A, e questo depone assolutamente a favore del Teramo. Pubblicità. Che strazio. I giocatori vanno. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Visto che durante la pubblicità non mi pare che abbiate dibattuto molto, allora io direi intanto ci andiamo ad ascoltare le parole. Era ore, sei volte che la nomini interviste, la gente a casa dice ma quando la ascoltiamo intervistato questo pomeriggio dalla nostra Ania Cantagalli. Presidente, facciamo un bilancio di questo primo calciomercato, tra l'altro il suo primo calciomercato, e che voto dà per adesso, in attesa dei risultati del campo, al duo Iaconi-Federico? 10 lode. Se lo meritano, perché penso che avete visto pure voi che siete addetti ai lavori da più tempo di me, che hanno fatto un'ottima organizzazione e scelta. Come ha vissuto questa fase di calciomercato estiva? Tanti movimenti, tanti arrivi, tante partenze, un Teramo rivoluzionato. Beh, diciamo, è stata un'estate molto concitata, come sapete, per tante cose, organizzazione della squadra, del team, delle varie strutture, nonché lo stadio, quindi tanti, diciamo, problemi, eventi che non è che ci hanno permesso di concentrare, forse ci hanno distratto, ecco, diciamo così, quindi diciamo che il carico, l'impegno è stato forse un po' più diluito, la tensione si è un po' diluita su tante altre cose, quindi... È andata bene così, sono soddisfatto. La trattativa più complicata che c'è stata è quella che le ha dato magari anche più soddisfazione? Ma diciamo che le trattative le hanno condotte i direttori, Iaconi e Federico. E a me accennavano all'inizio qual era l'obiettivo, mi chiedevano i margini di operatività e poi erano loro che trattavano operativamente il singolo. Poi dopo, alla fine, quando loro sapevano di essere arrivati a un punto e se stavamo fuori i margini, venivano da me per richiedere un'eventuale deroga. E quindi su questo, ma io le ho sempre concesse, quindi ho visto che hanno lavorato comunque bene, quindi è stata un po' la parte finale, anche quella su Infantino, il colloquio anche con Gomez, ma non è che siano stati impegnativi, cioè impegnativi dal punto di vista della decisione, un po' sono sempre cose, come dire, un po' delicate da gestire dal punto di vista più umano che diciamo legale, chiamiamolo così, quindi lì bisogna più interpretare il ruolo della persona nel contesto societario, quindi forse quello è quello che ti crea di più qualche riserva in più. E ha citato Infantino e Gomez, resta invece Speranza fino a gennaio? Con Speranza c'è un discorso che la società ha già annunciato a lui, quindi adesso non è ancora il momento di parlarne, quindi noi rimaniamo dalla nostra idea.
adesso vedremo quello che succede nei prossimi giorni. Ci sono stati investimenti importanti da parte sua sotto tanti punti di vista, si aspetta adesso risultati altrettanto importanti? Ma sui risultati sicuramente sì, questa mattina col mister al campo, che siamo proprio al campo dove loro hanno fatto una seduta di palestra, nella nuova palestra dello stadio, l'ho visto molto soddisfatto, veramente molto soddisfatto, mi ha fatto i complimenti sia per la struttura che sta venendo veramente un gioiellino, infatti su questo ognuno che la vede insomma piace molto, e sia per la formazione che si è messa in piedi, ha detto oggi anche con l'ultimo arrivo di Costa Ferreira, adesso siamo una squadra che ci devono temere tutti quanti, quindi insomma, detta da Tedino la cosa fa piacere. Capito, lo stadio per il 15 settembre per la Cavese sarà pronto? Se il tempo ci assiste e non ci fa brutti scherzi, perché adesso siamo nella fase più delicata della, diciamo, quella della posa in opera finale della sabbia dell'invaso, e quindi se il tempo ci assiste il 15 festeggeremo qui con la Cavese. Il problema è solo il tempo, perché purtroppo adesso c'era una fase della componentistica, che comunque per esempio quando si fanno con queste colle finali per la chiusura del manto, essendo idroreagenti, è troppa acqua, da problemi, quindi oggi per esempio abbiamo perso una giornata. Speriamo di non perderne un'altra, perché poi dopo avevamo programmato già il collaudo per lunedì, adesso abbiamo spostato a martedì, oltre mercoledì poi inizia a essere un difficile, perché poi dopo il collaudo deve essere trasmesso in Lega, e a quel punto se non abbiamo le autorizzazioni pronte non possiamo, perché poi il nostro stadio, come sapete, è alternativo a Pescara, quindi noi possiamo andare il sabato mattina a Pescara e dire oh guardate, veniamo a giocare qui, quindi insomma ci sono dei tempi tecnici purtroppo molto contingentati. Incrociamo le dita. Oh, questa era l'intervista ampia al presidente del Teramo Franco Iachini, che dà 10 lode al mercato e dice una cosa interessante. Francesco Tedino ha detto beh, adesso sono gli altri che devono temerci. A quanti siamo arrivati abbonamenti, te lo sai? Non lo so, sono fermo ai 450, ma... 466, mi sembra. 466. Era l'ultimo aggiornamento, mi pare che fosse 466. Una settimana fa, sì. Sono fermo. Mi pare. Su quello che ha detto Tedino? Insomma, probabilmente il presidente Iachini ha detto una cosa che forse Tedino non voleva che dicesse. Sicuramente. Può pure essere che non voleva che insomma si divulgasse quello che è stato detto in cosiddetta in camera caritatis. Però già che è di dominio pubblico, adesso credo che faccia, come posso dire, onore a Tedino, e la conferma che questa è una campagna acquisti faraonica di grosso livello, ma c'è anche la conferma che ci stanno altre 5-6 squadre molto molto forti, anche se per esempio una di queste già ha toppato domenica, cioè il Bari, ha perso in casa con la Viterbese. Io credo che adesso, proprio perché è una squadra completamente nuova, perché molti giocatori sono arrivati negli ultimi 15 giorni, Costa Ferreira addirittura è arrivato ieri, l'altro giorno. Peraltro Ani ha detto che lui ha fatto, praticamente ha saltato il ritiro, da quello... Sì, nell'intervista che poi ascolteremo nei prossimi giorni ha detto che ha saltato il ritiro, quindi credo che ci sarà una preparazione insomma da rifare. Quindi bisogna avere pazienza con questa squadra e saper aspettare mantenendo lo stesso entusiasmo in tutto l'ambiente, perché non è che questa squadra mo' di colpo potrà cominciare. Già non esistono squadre a questi livelli che vincono, poi ogni tanto si ricordano di pareggiare o addirittura di perdere. Credo che per vedere il Teramo con il suo massimo potenziale bisognerà aspettare un po' di partite, dalle quali cercare di ottenere il meglio e il massimo per quello che potrà fare adesso il Teramo. Tedino, nel
Precatanzaro aveva detto novembre e io penso che abbia ragione in questo senso. Oh, sì, 7-8 partite ci vogliono perché ma lo chiedono tutti gli allenatori, anche quelli che magari hanno lavorato già un mese e forse anche più a organico pieno o quasi. Tedino ha lavorato con un organico, poi sono arrivati altri, qualcuno è andato via, altri sono arrivati, d'altronde 22 nuovi e 24 in partenza. Caro Jacopo, è vero che arriverà un forte attaccante svincolato tipo Cocco che forse andrà all'Entella? Allora, se Cocco spero ha la Cocco possibilità... No. Cocco sicuramente no! E spero anche di no, per il Teramo. Se c'è la possibilità di andare all'Entella, credo che tra l'Entella in B, primo in classifica. Posso dirti una cosa che vale anche cioè, come tra la panchina dell'Entella in B e la panchina del Teramo in C. Posso dire una cosa che vale anche come risposta al messaggio. È chiaro che parlare di Cocco, ci sono alcuni attaccanti che adesso sono svincolati, che però sono di grande nome, è affascinante, però vi dico anche una cosa, io non lo so se arriverà in questo momento, no, in questo momento, però nei prossimi giorni potrebbe accadere, chiaramente tutto va rapportato a quello che dirà, che diranno i primi giorni di campionato. Io vi dico solo una cosa, l'attaccante o il giocatore svincolato che in questo momento è senza contratto e che probabilmente era senza contratto già in estate, per rimetterlo fisicamente a posto bisogna aspettare il tempo che riapre il calciomercato a gennaio, e quindi a quel punto le società fanno una valutazione molto semplice. Ma se poi io non ho neanche visto tutti questi svincolati di grande nome, se io prendo Andrea Costantini che è senza contratto da un po' di tempo e mi torna a posto a gennaio, aspetto gennaio. E c'è libero, c'è esempio Sansone, l'ex lanciano Gianluca Sansone. Però, per esempio, il Cocco della situazione in questo Teramo, voi lo vedete, al di là del fatto che secondo me ormai Cocco non ha quasi più niente da dare, magari mi sbaglierò, ma per come è costruito questo Teramo, Cocco non ce lo vedo. Cocco ha bisogno, come a Vicenza, di giocatori che mettono dentro dei cross. Il Teramo è una squadra costruita per il gioco spalle alla porta degli attaccanti, ma palla a terra poi per il trequartista, per inserimenti delle mezze ali. E Cocco è un giocatore che forse per questo non è molto molto funzionale, mi pare. Teramo potrà essere uno squadrone, ma per me l'enigma è l'allenatore. Vedi lo squadrone che aveva a Palermo o un super Pordenone. Però infatti, queste sono... Infatti a Pordenone ha fatto bene. Ha fatto un terzo e secondo posto, se non ricordo male. Credo che quello del secondo posto gli hanno tolto, quando si dice siediti, gli togli la sedia da sotto il sedere, e lì gli hanno tolto la promozione. A Palermo, a Natale, andate a rivedere, se io ho letto bene, penso di sì, il Palermo stava andando benissimo. E poi Zamparini ha fatto quello che ha fatto per poi ripentirsi e richiamare verso la fine stagione Tedino e ritoglierlo. E non poteva fare i miracoli, quindi insomma non... Però prima giustamente l'amico da casa, gli chiedo tanto scusa, qui a Teramo, io mo devo polemizzare su dai, qui a Teramo, se si prendeva l'allenatore che adesso sta a Venezia, Dionisi, e che era stato contattato insieme a Tedino, poi hanno parlato con Dionisi, hanno parlato con Tedino, hanno fatto le loro valutazioni, si sono informati e hanno preso Tedino. Se si prendeva Dionisi, chi è consumo? Che ha fatto su Dionisi? Scusate se parlo in dialetto, ma per farmi capire, sperando che chi fa polemica per forza, chi si sa che va trovando. Allora, che ha fatto su Dionisi? Quest'anno li molesti, ma poi che ha fatto? Quindi, per cortesia, non mi ci tirate, perché dopo la gente dice che io polemizzo, che ce l'ho con quello, con quella, e non ce l'ho con nessuno. Non polemizzi mai. Oh, però, chiedo scusa alla mia casa che voleva vedere la formazione titolare, ecco, e allora vediamo l'altra schermata, perché te ne facciamo vedere due di formazioni, perché Ania e poi Andrea, due squadre abbiamo nominato questa schermata per allora un solo c'è tempo. Una formazione ideale titolare, quella di sinistra, allora quella di sinistra sarebbe il Teramo A, Teramo 1, la formazione ideale titolare, quella che voleva il tifoso, che per adesso non la vedremo, che per adesso chiaramente non la vedremo, non perché è pronto. Ok, e la formazione Soprano non c'è, B
due, tra virgolette, poi chiaramente. Ma questo per far capire Aya che è stato un preciso intento quello di lavorare su un organico esattamente sdoppiabile, vero? È stata un'indicazione proprio di mercato. Diciamo che a centrocampo poi Tedino ha l'imbarazzo della scelta, non solo per a livello numerico ma anche a livello di ruoli, perché Mungo può fare il trequartista e la mezzala, Costa Ferreira può fare anche il terzino destro oppure può andare anche dall'altra parte, Santoro ok, Lasic può fare anche il terzino se mai dovesse essercene bisogno, Minelli vabbè, poi andiamo un po' più in avanti, quindi è diverso, ma ci sono diversi giocatori che possono fare anche due ruoli. Chissà se un giorno il Teramo arriverà all'albero di Natale, la butto lì. Guarda, sai che ci stavo riflettendo anche io, perché per le squadre che hanno un attaccante che fa da punto di riferimento e poi molte seconde punte o giocatori offensivi tipo Minelli, tipo Mungo, che vedono la porta... Bombaggi, Costa Ferreira... Mi ricorda l'albero di Natale, cioè Juanito Gomez da tra i svincolati ci fa sapere da casa l'amico e lo ringraziamo. Mi ricorda tanto Andrea, a proposito di Cocco, che ti ricorda Cocco che doveva giocare con un modulo, poi invece si arriva all'albero di Natale e con lui, due mezze punte e una prima punta e lui non gioca più. Mi ricorda tanto l'anno della promozione del Pescara. Preferisco il modulo del presepe. Cioè? Qual è? L'albero di Natale, il presepe, ho detto una stupidaggine. Ah, ok. Pensavo che ci fosse una... No, non c'è nessuna cosa, è per fare una battuta con Andrea che ha detto la butto lì e io l'ho buttata pure là. Ecco, vedi, adesso ti riconoscono. Intanto saluto Piero che ci scrive sotto la nostra diretta Facebook. L'ho buttata lì cercando anche di individuare magari un eventuale correttivo con le caratteristiche dei giocatori. E tenuto conto del fatto che io sono un filino, ma l'ho già detto, quindi non posso che ripetermi, un filino scettico sul parco attaccanti del Teramo, soprattutto per la dimensione di campionato che vuole fare il Teramo, magari i gol potrebbero arrivare proprio dalla qualità e dalla capacità di vedere la porta di questi giocatori che sono alcuni appunto dei trequartisti. E quindi l'attaccante che fa 15-20 gol, che poi certo. 15-20 gol. Attaccate che ha fatto 15 gol quest'anno, ce l'abbiamo con Martignano. Ma prima no, ho capito. Prima no, quest'anno sì. Può darsi che adesso è l'inizio. Sì, sì. Quest'anno con l'Albissola che non ha, con l'Albissola che aveva un altro tipo di obiettivo. Bravo, ma con l'Albissola che chi lo sa come giocava, il discorso che abbiamo fatto per Infantino. Infantino ha fatto da gennaio in poi 9 gol, con il Teramo dell'anno scorso che giocava. Stava in campo e buttava la palla, non si sa come la buttava, ha fatto 9 gol con una squadra che si spera giochi bene, non meglio, che giocare meglio del Teramo dell'anno scorso non ci vuole molto, che una squadra che giochi bene dall'inizio dell'anno, Infantino dovrebbe fare un sacco di gol, punto. Allo stesso modo Martignaco ha fatto 15 gol con l'Albissola, che si è salvato, che ha fatto un campionato di bassa classifica. Ha fatto 15 gol, magari può darsi che adesso è l'inizio di una nuova carriera per Martignac. Oh, ma ripeto, questi sono giocatori. Se non è nell'11 ideale titolare. Lo rivediamo. Per me non c'è, ma ti spiego perché insomma le abbiamo fatti in redazione. Perché fino adesso Cianci ha giocato lui. Perché Magnaghi... Cianci è l'attaccante di manovra e Magnaghi è esattamente la seconda punta per me. Ideale per giocare al fianco di Cianci, ecco perché lo abbiamo messo nella formazione tra virgolette 1. Ma oggi si è intravisto un Magnaghi e Martignano, quindi poi ogni valutazione è a sé, però non vuol dire che quello che si è visto oggi, quello che si vedrà domani, quello che non vedremo quando ci saranno le porte chiuse, sarà effettivamente quello che sarà in campo, anzi quello che faranno a porte chiuse sicuramente sono... sicuramente sì, le porte sarà chiuse quello sono che il venerdì o il sabato. Venerdì e sabato. Dicevo, parte Jacopo, Bakogu e Montalto. Montalto è andato a Venezia, ed è ufficiale dove sono andati. Non sono sicuramente Montalto, no. Bakogu devo controllare. Non so se è sotto contratto, ma Bakogu sono diversi mesi, se non stagioni, di cui non si parla molto bene a livello fisico.
giocatore che ha delle fibre muscolari estremamente fragili, tant'è che lo scorso anno si diceva: ma perché il Pescara non lo ha preso? Lo ha preso il Padova, ha debuttato, ha fatto subito bene, ecco, si è fatto bene. Male. È Assio, bravissimo, bravissimo. È quello che è bravissimo, perché è quello che dici te. Sono d'accordo. Non cioè, quando uno scrive quello che dici te. Ma se su, no, io anche quando scrivo. Bakongu è l'attaccante del Sion, quindi non è, è sotto contratto. Oh, Francesco, a Lecce c'è sempre il mare? Sì. È perché ieri sera l'ho detto alla quando giustamente Sebastiani diceva no, cioè, a Pescara ci stanno altre soprattutto ad agosto c'è il mare, tu hai detto togliamo il mare. Giustamente diceva il Lecce che ha io poi ieri sera mi sono dimenticato di dirlo, ma il Lecce nella sua storia ha fatto più campionati di Serie A del Pescara e sono state delle volte che si è salvato. Ma al di là di questo, giustamente Sebastiani faceva notare che a Lecce 18.000 abbonati, 25.000 alla prima partita, quindi c'è entusiasmo. Qua a Pescara 25.000 spettatori anche l'anno, le due volte che il Pescara è andato in, cioè il Teramo in Serie A, il Pescara in Serie A con Zeman e Oddo, dopo non ci stava lo stesso entusiasmo. Certo. Ed è che poi quello che chiede Iachini come risposta con gli abbonamenti e con la partecipazione. Certo. Oh, intanto l'amico da casa Nino ci dà una mano perché dice Valentini visto a Teramo fu straordinario. Sono contento perché... Intanto tu sei felice che Tremolada esordiva in Serie A, grande calciatore, ti dice Stefano. Oh, Nino invece prima ci dava una mano, diceva Valentini visto a Teramo lo scorso anno con la Fermana è stato straordinario e poi volevano sapere, magari te ne sai più di noi, qual è la gerarchia dei portieri. Io penso che Tomei è irremovibile, è il primo portiere. È il titolare, però effettivamente come secondo portiere è una bella lotta. Non me la sentirei così ad occhi chiusi di mettere Valentini terzo portiere, però magari poi qualcosa verrà cambiato, non... vedremo nelle partite, insomma, nelle convocazioni e quant'altro quello che saranno le gerarchie, anche in caso ovviamente di assenza malaugurata di Tomei, ecco. Chi sarà tanto qualcuno vorrebbe Ilari nelle due formazioni, io chiedo perdono, ma oggettivamente non potevamo farli giocare in 12, no? Siamo andati un po' mettendo i giocatori al loro posto, però poi chiaramente. Con questa rosa, secondo voi, quale sarebbe l'obiettivo stagionale? Dopo tanti anni da sportivo ho visto un mesetto fa un po' di entusiasmo, somiglia almeno per ora alla situazione della Fiorentina. Amico da casa, la Fiorentina! Tutti parla... paragoni! No, lui parla di entusiasmo perché per fortuna non ci abbiamo Montella, ecco, io lì volevo arrivare Montella, anche perché Montella è stato confermatissimo da commisso 7M7S Avellino, prendiamo i primi tre punti magari Avellino, come diceva il telespettatore di prima, ha avuto problemi nella costruzione della squadra, ma tra l'altro ha problemi anche se entro venerdì non presentano la fideiussione per avallare i cinque acquisti. Saltano cinque acquisti assolutamente sì. Vediamo l'ultima schermata che è riepilogativa, perché tra l'altro sono due gli ex, uno è di Palantoni e l'altro è la... Tonti. Ah, è anche Tonti, pardon. Lasic e Lasic invece è ex per parte opposta. Vediamo l'ultima schermata, Tonti, perché allora uno dei tanti giocatori ne rimarrà, che a un certo punto a Teramo non andava più bene, poi continuerà a fare caro Francesco, ne rimarrà come solo uno, perché questo è un grandissimo campionato anche dal punto di vista degli allenatori. Le sette squadre che ha sulla carta e oggi sono accreditate. Noi non è che abbiamo messo Tedino più grande, no, perché Tedino più grande perché c'ha qualche chiletto in più, insomma. L'abbiamo messo più grande e al centro perché è de Teramo. Perché io pensavo qualche chilo in più. Noi abbiamo messo Tedino e i suoi sei concorrenti ai suoi due lati, e chiaramente Ginesta Toscano e Camplone alla sua destra, Corracchini, Auteri e Gallo alla sua sinistra. Andrea, rapidissimamente una valutazione delle se dovesse vincere il Bari è probabile che non ne resterà neanche uno, perché Corracchini potrebbe essere stato esonerato, non lo so, questo è un po' ora cattiva. Tolto Tedino, però di questi che sono tutti ottimi allenatori era solo uno.
quale... Se togli Tedino, beh, ti dico per affezione, ti dico Camplone. Chiaramente, però... Però Auteri, tanta... Auteri, beh, ma, no, ma a me affascina invece Ginestra. Ginestra. Ottimo attaccante, ora fa allenatore, ha una squadra forte, a mio avviso, con giocatori di questa categoria, del Meridione, sì, gente che ha giocato quasi sempre al sud, quindi che conosce, che ha fatto anche la B, che conosce la categoria, squadra al punto giusto cattiva, quindi la Casertana non verrebbe da essere messa in pole position, però... Ti dico che è una squadra mica male. Con tutto il rispetto per il Bari e il Catania, Regina e Ternana. È chiaro che il Bari... Sono due organici pure molto, molto, molto forti. A mio avviso... Abbiamo letto, hanno giocatori... Sì, sì. Queste squadre hanno tutti quanti 7-8 giocatori con 300-400 partite tra Serie C e Serie B. Sì. Però ti, ti dico che come del Teramo, magari... È arrivato Dennis. Come nel Teramo dico che probabilmente in attacco si poteva fare qualcosina di meglio, ti dico che il Bari, che ha una super squadra a centrocampo, a me non convince granché, stando insomma a quelli che sono i nomi. Io poi il Bari francamente non l'ho visto giocare, quindi... Però insomma, però, Scavone non ti convince. Allora, Scavone ha avuto... Insomma, quell'infortunio particolare lo scorso anno. Lanciato... Noi non dimentichiamo Amlili, che Teramo la squadra B. Io penso che il Bari dovrà intervenire a centrocampo. Lasic, se torna dall'infortunio, è un signor giocatore. Certo, col Brescia in Serie B. Il Bari dovrà intervenire a centrocampo e migliorare il centrocampo. Hanno preso Bianco. Allora, i titolari fissi sono solamente 5, ci dicono. Tomei, Cristini, Arrigoni, Mungo e Cancellotti. Gli altri gireranno sempre. Va bene. Sì, sì, ci può stare. Ci può stare come lettura. No, che si vince. Ma sai perché? Bombaggi roterà. Costa Ferreira? Costa Ferreira, boh, si fa dici, un bel mese di preparazione, perché gli altri entra, nel frattempo giocano. Se il suo valore è 9, deve giocare da 9. Dico Costa Ferreira, ma vale anche per altri? Assolutamente. Oh, no, lo sapete perché avevo messo, rimettiamo la schermata, poi mi avvio alla chiusura, Maurizio. Pacatamente, giuro. Soprattutto parli. Sì, 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 pacatamente è proprio quando non mi stuzzicano, parlo pacatamente. No, dicevo, rimettiamo questa schermata perché scatta il relè. Sarà anche una sfida tra le squadre che sono bellissime, il campionato fantastico. Io dico la verità, non me ne vogliano i tifosi del Teramo, però quando il Teramo è stato inserito nel girone C ero esaltatissimo di poter fare, finalmente di poter raccontare il girone C. Ma sarà anche una sfida tra questi grandi allenatori, Francesco, perché è vero le rose, è vero gli attaccanti, difensori, centrocampisti, però poi le squadre vanno guidate in campo. Come no? Ok. E diciamo che la categoria ha un surplus anche perché ci sono questi allenatori, sei d'accordo? Sì, sì. Ma aggiungo a quello che dicevi tu, sì, sono d'accordo con te, il fascino di questo girone, il fascino di determinate piazze, ma il fascino di determinate piazze ci sarebbe stato anche nel girone B, perché anche nel girone B... Guarda, non, dico, io sono no, di parte non ci, sulla carta non ci sono 6-7 squadre nel girone B, almeno per i giocatori, per quello come riconosco io, e qui chiedo conforto a Andrea, perché i giocatori conosce vita, morte e miracolo di 2-3 mila giocatori, beato lui, io me ne scordo, ma nel girone B oltre Triestina, Vicenza, Feralpisalò, Padova e Feralpisalò non mi sembra che ci siano gli squadroni. Attenzione, lo scorso anno tutti gli addetti ai lavori dicevano che l'Albino Leffe era una delle squadre accreditate a lottare per la Serie B. Mi sembra che l'Albino Leffe si è salvata le ultime giornate insieme a Teramo. Sì, però no, poi non tutte le ciambelle. Poi penso che Jacopo parlasse proprio del fascino del girone. No, sì, ho detto anch'io, il fascino tra il blasone di certe piazze, il seguito, cioè, Catania, Bari, ma Monza, no? Avellino. Ma Monza può avere non Berlusconi. Me lo fanno apposta, dopo dici che devo Ma no, ma io ti ma l'ho detto all'inizio di questo discorso, perché tu hai detto quello. Concordo, sono delle piazze storiche, ti esaltano, ti viene voglia. E c'è pubblico. Sì, c'è pubblico. Ma sono d'accordo su tutto, è un campionato seguitissimo, non ti sto dicendo che, però ti sto dicendo anche che forse nel girone B ci sono a oggi
meno squadroni di questi 6-7 compresi. Ed è probabile che l'anno prossimo in questo girone possa arrivare il Palermo di turno. Mamma mia, che ce ne frega, noi può essere che siamo andati in Serie B. Ok, visto che siamo in chiusura, fatemi rispondere perché c'è scritto... Mi costa qualcosa a pensare che andiamo in Serie B. No, è che magari... No, è che magari... Io parlo sempre perché mi metto dalla parte di chi sta dall'altra parte. Che io magari... ci sto sempre dall'altra parte. No, adesso un attimo nascondersi, fare gesti. Scongiuri. Prima di tutto tifoso del Teramo e poi giornalisti. Mi dicono che non va bene. non va bene? Beh. Perché hai visto mai questi grandi giornalisti a livello nazionale? E non scomodiamo quelli che si occupano di politica. Lo stiamo vedendo in questi ultimi giorni. Sono le 22:06. Non stendiamo un velo pietoso, ci vuole un'imbottita ad stendere, non un velo pietoso. Quindi io credo che da Teramano debba essere felice se il Teramo va bene. Caro Jacopo, le squadre che faccio vedere sempre di raccontare la verità. Nel girone B arriverebbero dal primo al settimo posto, ma io credo, caro amico, che ci arriveranno anche nel girone C, però questo sarà il campionato a dircelo. Prima di vedere il prossimo turno, fatemi rispondere a Piero che ci ha scritto un po' di tempo fa sulla nostra diretta. Ci chiede, quindi c'è il rischio reale di saltare anche quella in casa con la Cavese? Speriamo di no. L'hai sentito, caro Piero? No, il rinvio non ci sarà. Nel caso si giocherà a Pescara. Perché Pescara è a Cosenza, quindi però, si giocherebbe a Pescara. Magari. Se un cero, stanno preparando qualcosa. Però domani, dopodomani è bel tempo. Oh, tu hai già controllato. Voi lo sapete. Domenica no. Voi lo sapete, adesso stasera non l'abbiamo messo perché altrimenti avremmo fatto notte. Però quando spesso durante il giovedì facciamo la trasmissione di ciclismo, Maurizio è specializzato anche, siccome molti vengono a organizzare le gare, non sanno che tempo fa, noi gli facciamo vedere anche il meteo del fine settimana. Appunto, l'Albino F insegna, sperare si può, ma il campionato è lungo e snervante. E hai ragione. Vediamo fine settimana prossimo. C'è la pioggia? Fine settimana c'è la pioggia, però questi due giorni si deve andare da un Magarone, da qualcuno. Vedi un po'. Vediamo il prossimo turno, perché per il Teramo inizia subito. Inizia con l'anticipo del Partenio Lombardi, Avellino Teramo alle 20:45 sabato sera, poi Cavese Vibonese, Monopoli Catanzaro, Regina Bisceglie, Rende Ternana, Rieti Bari e secondo me qui, insomma, Cornacchini... vedrà un po' di streghe, Sicula Leonzio Paganese. Beh, però insomma, Rieti. Io ho detto Sicula Leonzio Paganese, Virtus Francavilla, Sernitana. Poi 5:30 Potenza Catania, che è una partita che io vedrei assolutamente. Viterbese Picerno, peraltro. Monopoli Catanzaro, il Monopoli col nuovo allenatore, che poi è vecchio allenatore, è Beppe Scienza, che torna a Monopoli. Roselli è durato due partite. La preparazione è due partite. Va bene, sarà la terza giornata di campionato. Ci vediamo martedì prossimo. Forse non si sa. Ciao Francesco, ci vediamo presto. Grazie per essere stato con noi. Grazie Ania. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Ciao, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.